questa fase iniziale di partita. 7-1 per la Dolomite Energia, deve scrollarsi qualche ansia forse di troppo. La Tezenis Verona prova a farlo con il protagonista della gara di andata. C'è Johnson a disturbare assieme a Anderson. Flaccadori cerca e trova uno spazio per attaccare sbagliando. Capelletti in scippo, cerca di andare invece da solo Alessandro Ramagli. 30-28 e ogni tentativo della Dolomite Energia, come stiamo vedendo, trova comunque una risposta da parte della Tezenis, che resta lì incollata a sole due. Una buona traccia ad attaccare, non c'è il fallo, c'è il rimbalzo di Udom, che è il più lesto di tutti, corre velocissimo Flaccadori dall'altra parte per la stoppata di Langevin, che dice di no e lancia quindi la transizione questa volta di Verona. Simon questa sera con questa tripla, il 4 su 5. E ancora Carvel Anderson dopo l'aiuto di Langevin, ancora Anderson prova ad attaccare e a penetrare, appoggia poi appunto per Langevin, che era riuscito a penetrare, che cerca di riconquistarla con lo stesso Atkins. Ancora però il possesso per la Tezenis Verona con Simon, si va ancora da Anderson, bomba, tre palle conquistate soltanto nel secondo tempo e di fatto dopo neanche 3 minuti di gioco, 7-25 all'inizio di questo terzo quarto, a rimettere subito in piedi la partita con l'approccio giusto nei primi minuti di terzo quarto. Capelletti fino in fondo, scivola anche Spagnolo, non c'è fallo, subisce solo un contatto. 16-17 minuti per lui. Capelletti, c'è blocco di Langevin che si butta, non viene servito, c'è spazio anche però per Davis. Grasulis a difendere, prova un canestro molto complicato Davis. Nati dalla Dolomiti Energia in questo terzo quarto, entra Crawford assieme a c'è Casarin col pallone tra le mani, servito proprio da Capelletti. Ancora Casarin, rischia di cadere e perdere contatto con la palla. Anderson, ma cosa ha fatto? La lascia nelle mani di Anderson, non c'è più tempo, quindi sai cosa faccio? Vado subito a tirare, che centro per lui, tutto ovviamente da verificare, sarebbe un canestro veramente incredibile. Per i suoi di salvezza, Capelletti su Udom, differenza di atletismo, Udom non riesce ad andare a rimbalzo, Simon poi la lascia, Simon pardon, per Anderson, per due volte Verona ha avuto l'opportunità di andare a rimbalzo. Tra pochissimo in campo con l'intervista flash al giocatore, una partita incredibile con un finale incredibile.